Vai in chiesa ogni domenica? Sì, perché? Non avete chiese o preti in Inghilterra? Sì, beh, al momento i nazisti le stanno bombardando, perciò è un po' un problema. Testa ferita, biondo, tocca a voi. E adesso? Dai, che ce la facciamo! Finalmente siamo tutti salvi! Vero? Eh? No, direi di no. Ciao! C'è una scena che devo farvi vedere assolutamente adesso. Mi sono rotto i piedi! Ragazzi, questo soldato che ha appena detto che si è rotto i piedi è uno sfigato, cioè veramente ha la ferita all'occhio, si è rotto i piedi, cioè veramente un genio. Oh, e qui vedete cosa Wolfenstein può offrire, diciamo che sono dei contenuti abbastanza pesanti. Non a caso il gioco è 18 più. A proposito, se non siete maggiorenni, vi invito a uscire immediatamente da questo streaming. Ops, hanno acceso l'inceneritore. Ragazzi, tra un po' ci bruciano. Che dobbiamo fare? La porta? Ah, dietro c'è un'altra porta. Con la chiave. Bisogna trovare la chiave, ragazzi. Quindi bisogna cercare in tutti i cassetti. Faccio un po' di suspense? No, facciamo veloce, va. La chiave era... No, qui c'era un medkit. La chiave era tipo qua? Sì! Ops! Aiuto, aiuto! Corri, corri! Eh sì, effettivamente Dear Max è un controllo di routine quello che stanno facendo su quei lettini. Ah, devo andare a prendere lui! Oh mio Dio, me l'ho scordato! Dai, piedi di legno! Ah! Morta bastarda! Oh! Cosa sono questi? Blazkowicz, signore! Oh oh! Cos'è uscito? In posizione! Restate calmi! Distrugga il respiratore! Sparami in faccia! Ma ti ho sparato in faccia. No, ma non ci credo. Se non ti becco adesso in faccia non ti becco più. Mi sembrava. Non è propriamente un boss, è una sorta di mini boss. L'inceneritore si aspetta. C'è modo di aprire quella porta? Preferirei lasciare la stanza dei mostri. Ma non si apre da questo lato! Aspetti! Sento qualcosa! Arriva qualcuno! Arriva qualcuno! Sorridete tutti! Ciao! Oh, e ovviamente, dove potevamo finire noi se non nel punto dove si schiaccia qualsiasi cosa? Ma perché poi ci sono queste stanze che schiacciano le cose? Amici, è stato un onore combattere con voi. A bello! Ciao! Oh, ah! Che cosa diavolo ci fanno? Sì, gli Uber sono nemici normali, ma arrivano più avanti, ragazzi. Quindi adesso come adesso sono dei mini boss.
Ragazzi, vi faccio vedere questa scena e poi chiudiamo lo streaming. Intanto vi invito a iscrivervi al canale Twitch, a seguirci anche su YouTube, su Facebook, su Twitter, su Google Plus e soprattutto su www.eurogamer.it. Ora godetevi questa scena. Ti ho già visto prima d'ora. Mi piaci. Sei un esemplare resistente. Potrei fare grandi cose con te. Piacciono i suoi occhi. Non provare a toccarlo. E mi piacciono anche i tuoi. Come vedete è una scena un po' particolare. Questo no. Qualcuno l'ha già rotto. Un vero peccato. Capitano Blazkowicz, aiutami a scegliere. Secondo te, quale di queste due varietà contribuirebbe di più alla mia ricerca? Dipende dalla ricerca. Non ho abbastanza spazio per i campioni. Se rifiuterai la mia offerta, dovrò operarli entrambi e questo richiederebbe tutta la giornata. Ma semplificherò le cose. Devi solamente guardare il... La storia è un reset. Ricomincia tutto. Oh, quale vogliamo lasciare in vita, ragazzi? Mi sa che siete in ritardo. Coraggio, capitano. Scegli per me. Ma sì, scegliamo lui, va. Io ho scelto l'altro prima, quindi scelgo lui. Una valida scelta. Giovane, incontaminato, campioni freschi e teneri, tessuti classi intatti. Mi salverà, non è vero? Sì, ti sto salvando. Tranquillo, ti sto per salvare. Generale De Zeta, oggi mi hai insegnato molto. Ho visto sofferenza e morte, gente menomata e torturata. Non avevo visto tutto. Non conoscevo la vera crudeltà. Finora. 4 secondi. Inspira. 4 secondi. Espira. Oh! Questa è una scelta importante ai fini del gioco, perché... Come avete visto, si sceglieva tra due personaggi, uno dei due rimane con voi e vi insegna fondamentalmente un'abilità. Adesso, salvando il giovane nella prima run, avevo ottenuto la possibilità di scassinare alcune serrature. In questo caso otterrò qualcosa di diverso. Vediamo al volo e poi via. Voglio provare una cosa, saprai cosa fare. Oh, come vedete, nessuna situazione è troppo per il buon Blazkowicz. Blazkowicz, lui può tutto. Blazkowicz, dobbiamo togliere di mezzo gli uccelli dall'inceneritore. Usa il tubo e aiutami. Ma non potevamo farlo anche prima? Oh, vedete cosa ci insegna lui adesso? Lui ci insegna fondamentalmente ad aprire le porte che sono chiuse da dei... Vedi? Da dei, delle sicure elettroniche, praticamente, delle serrature elettroniche. Salvami, salvami, cazzo! Ne ho già passate di cotte e di crude, non lo vedi?
bisogna muovere gli analogici, lo sto facendo per la prima volta. Oh, praticamente bisogna muovere gli analogici e accendere tutte e tre le luci. E a questo punto, via!